Perché poi se il sorriso viene effettuato con passione e con cuore diventa una terapia. Ma il più semplice di questi nostri chef, se non vede, non ti vede sorridere davanti alla sua pietanza, si dice che non l'hai apprezzato. Come tale il sorriso è ancora più determinante di tutti gli altri 5 sensi. Ma è fondamentale, perché nel momento in cui ti avvicini a uno chef e lo vedi che sorride, già quel piatto è una delizia di umore, è un qualcosa di passione. È un qualcosa di fondamentale che ti aiuta nella crescita proprio umana, no? Soprattutto perché noi abbiamo bisogno in questo momento difficile della società di essere tutti contenti e felici. I tuoi spettacoli? I miei vanno bene, adesso prossimamente sarò a Tenese Terme nelle scuole, perché ho scritto anche 2 libri sulla pandemia, proprio parlando di pandemia, dove ci sarà il sorriso di Pulcinella come terapia. E successivamente di sera sarò sempre lì a Tenese Terme, uno spettacolo sulla pace del mondo, parlando dell'Ucraina, quindi Pulcinella che parla di pace al popolo e lancia messaggi di pace, soprattutto perché Pulcinella è il primo a volere il bene di tutti, la pace e la tranquillità, altrimenti non si può né lavorare né commerciare né stare e né sorridere quando detto, non c'è pace. Ti hai detto benissimo, quindi riteniamoci persone fortunate, perché ancora tutto lo possiamo vedere e toccare. I nostri auguri ai nostri complimenti. Grazie.